Gioia infinita quella rossonera in un Biondi che ha voluto in modo spontaneo e improvviso manifestare la propria riconoscenza alla Virtus tutta al completo, con la Serie B sul petto e l'entusiasmo di chi ha scritto la storia. Una festa totale con migliaia di tifosi che hanno cantato, applaudito, sbandierato, urlato a squarciagola e acclamato la dirigenza, lo staff tecnico, la squadra in una suggestiva passerella. Spazio insomma per tutti, amministrazione comunale compresa. In giuggiole la presidentessa Valentina Maio, il patron Franco, l'amministratore delegato Guglielmo Maio, che ora aprono il nuovo ciclo in Serie B e poi via sotto la curva sud in un abbraccio calorosissimo. E ancora Carmine Gautieri, che tutti vorrebbero ancora alla guida della Virtus in Serie B, i suoi collaboratori, il DS Leone e tutti i giocatori autori del miracolo rossonero. Brividi lungo la schiena e qualche lacrima col tenore Piero Mazzocchetti, che ha cantato Nessun dorma, con l'anciano che già vive la sua alba nella nuova serie calcistica. L'invasione di campo finale ha concluso una delle più belle serate della storia calcistica lancianese in diretta TV su Telemax. E oggi l'ultimo allenamento, sempre al Biondi, senza pressioni né tensioni. Mammarella in porta, ruoli stravolti, Gautieri in campo. Proprio la conferma o meno del nuovo mister sarà il primo passo della nuova era rossonera. Il mio pensiero, come ho detto ieri, è quello di io sono stato bene qui e sono convinto che si possono fare ancora grandi, grandi cose. Mi vedrò con la società e può darsi che l'anno prossimo ci sarà ancora Gautieri sulla panchina del Lanciano. Adesso una bella vacanza però, mister. Sì, aspettiamo adesso, da domani finiamo e cerchiamo di andare un po' a mare perché ne abbiamo bisogno tutti. E domani da non perdere l'appuntamento con Virtus Lanciano, trasmissione ufficiale Virtus, che ha seguito per tutto l'anno il club fino all'epopea finale. Inizio ore 20:30 con 90 minuti di gioia pura per mare, terra, rettangolo di gioco trapanese per le vie della città e tante sorprese. Tutto questo, già questo, è Serie B.